Gli ACC International, l'Associazione Internazionale dei Progettisti del Colore, nasce nel 1957 a Hilversum con l'obiettivo di arginare la sindrome da depressione invernale attraverso un uso della luce e del colore in grado di supportare dal punto di vista fisiologico e psicologico le persone. Il nostro fondatore, un biologo, il professor Freeling, chiamò intorno a sé progettisti, architetti, fisici, ma anche medici, per fare sì che un tema come quello del colore potesse essere affrontato sia in chiave umanistica, ma anche in chiave scientifica. Forse vale la pena anche raccontare come sono arrivato io all'associazione. Io sono un designer, ma anche un docente. E ho insegnato cromatologia all'Accademia di Verona per 10 anni e ho lavorato all'Atelier Mindini, dove appunto nell'ambito del design mi occupavo della scelta dei colori. L'approccio era quello più che altro legato all'emozione, all'arte, alla sensazione. Ebbene, una volta mi trovai di fronte a un progetto un po' più complesso, dove c'era a mio parere un eccesso di rosso. E provai a chiedermi quali potessero essere gli effetti di un ambiente dominato quasi completamente dal rosso. In libreria cercai una letteratura che potesse consentirmi di apprendere meglio gli effetti del colore nello spazio, e così mi imbattei nel libro Color, Environment and Human Response. Human Response, reazione umana, questa era la differenza. Gli altri libri teorizzavano. E tutto questo mi portò a capire come un ambiente completamente rosso potesse essere sfavorevole, seppure si trattava di un museo, di un luogo che quindi doveva offrire una visione dell'arte. Bene, da quel momento in poi nasce un contatto epistolare con Frank Manke, che passo dopo passo arriva in Italia e alla fine, insomma, siamo qui proprio perché l'Italia è un paese molto importante nel panorama di IACC. Come presidente dell'Associazione Italiana, io sono veramente felice e orgoglioso di aver potuto garantire ancora oggi una formazione di altissimo livello, di grande qualità, una formazione che altri non possono offrire, poiché spesso le conclusioni sono teoriche oppure indeterminate dal punto di vista del progetto, perché dice alla fine ognuno col colore fa quello che vuole. Non è vero, noi abbiamo un grande patrimonio di informazioni, di ergonomia visiva, di strumenti che ci consentono di diffondere una cultura del colore che non è soltanto qualcosa di astratto, anzi, la cultura del colore ha un'applicazione precisa, il progetto del colore. E da qui ecco che la mission di IACC è proprio questa: diffondere la cultura progettuale del colore, ma anche e soprattutto fare in modo che i colori nell'ambiente costruito possano costituire un reale supporto alle persone.